Ciao Nicolò, volevo farti delle domande. Che impatto ha avuto nella tua vita la malattia e come l'hai affrontata? Ciao Luisa, l'impatto io l'ho scoperto che avevo 27 anni e devo dire che sembrava una cosa un po' astratta allora, finché non sono stato male poi a 48-49 anni quando le cisti hanno cominciato a prendere più spazio nei reni. È stata una vita, devo dire, abbastanza tranquilla. Quando poi sono stato male è stata abbastanza dura e lì, non so, è stato un po' come mettere il pilota automatico, mi sono lasciato trascinare dagli eventi senza essere troppo ansioso, non so, è andata così, devo dire che è entrata una specie di razionalità e con quella sono arrivato al dopo trapianto, dopo aver fatto. Sono stato fortunato perché ho fatto poca dialisi, solo 3 mesi, poi quando cominci diventa un percorso un po' più faticoso, ma fattibile, insomma, si trova. Nicolò, perché a tuo parere è importante parlare di rene policistico? È importante perché la prevenzione è importante, conoscere quello che hai è importante, ti consente di essere più attento allo stile di vita che conduci, l'alimentazione è importante, nel nostro caso è un regime alimentare particolare, aiuta, e guadagnare tempo è importante, le cure credo che stiano andando avanti a passi da gigante, quindi è importante, guadagnare tempo è importante per noi. Perché hai deciso di partecipare alla campagna Bumpy KD? Ci sono due motivi principali. Uno è razionale e riguarda il fatto di portare la conoscenza di questa malattia all'opinione pubblica, che è una malattia molto poco conosciuta, di cui si parla poco. L'altra è una ragione più personale. Io ho ricevuto un dono straordinario e quello che posso fare è portare a conoscenza delle persone la mia malattia e quindi quella di tante altre persone. Nicolò, allora lottiamo contro il rene policistico.